E arriviamo quindi a vedere il brano numero 5 che si intitola Piccolo Pezzo. Se state seguendo questo videocorso dall'inizio vi sarete accorti come abbiamo fatto un salto dal primo al quinto appunto. Il salto è strategico, nel senso che a mio avviso, a mio consiglio, è bene magari dedicarsi prima a brani che hanno più o meno la stessa, come posso dire, difficoltà, per poi magari anche andare indietro a cercare brani che hanno caratteristiche diverse. In questo caso il piccolo pezzo è proprio in linea diretta con il primo. Inoltre, se sfogliate tutti i brani di questa raccolta, vi accorgerete che il quinto pezzo è molto, molto, molto simile al terzo, che si intitola Canzoncina. Se io vi faccio sentire gli attacchi, ve ne renderete subito conto. Questo è il numero 5 e questo è il numero 3. Quindi se vi piace il numero 5 potete tranquillamente studiare anche il numero 3 insieme, quasi come fossero un unico pezzo. Torniamo quindi al nostro brano. Questo brano ha come indicazione un non presto, è indicato un 138 per quarto, attenzione che è molto, è abbastanza veloce, quindi abbassate la velocità, è anche più bello secondo me, ha un 104-108 per quarto, vi consiglio, come esecuzione finale. Questo brano ricorda molto, per la sua dolcezza, la musica di un carillon o di una ninna nanna. Quindi, insomma, quando vi sedete al pianoforte e provate a studiarlo, rilassatevi e pensate anche proprio a una atmosfera sognante che vi aiuta sicuramente anche a trovare un suono migliore. Come anche era nel primo brano, nella melodia, anche qui è richiesto un legato, un buon legato di dito, di fraseggio, sia alla mano destra che alla mano sinistra. Quindi andiamo a vedere la mano sinistra, in questo caso, che ha gli ottavi. E quindi, proprio perché il brano è anche scritto in quarti, studiarla lentamente, separatamente, per cercare un'uniformità di suono ed evitare di aggiungere accenti che sono sgradevoli e che possono spezzare la frase. Se voi fate caso, la mano destra e la mano sinistra in realtà vanno, come si suol dire, per moto parallelo, salgono insieme, seguono lo stesso andamento. Vi faccio sentire a voci separate. E quindi provate anche a fare questo esercizio, separate nella mano sinistra la voce che suonate con il quinto e con il quarto dito, a volte col terzo e col secondo, insomma togliete il sol, vi accorgerete che la mano sinistra fa sempre sponda con il pollice che suona sul sol, sopra il do centrale. Togliete il sol. Restano solo i quarti e suonateli insieme alla melodia della mano destra. Tenete presente che la mano destra è la melodia tema principale, quindi sta un po' più fuori rispetto alla mano sinistra. Questo vi aiuta anche un attimo a cercare un'unità di fraseggio che poi deve continuare per tutto il brano, un po' come la musica di un carillon.
vi aiuta anche a non accentare quel pollice sul sol che potrebbe dare fastidio. Come dicevo anche per il brano numero 1, siccome la scrittura, la mano sinistra è praticamente uguale, aiutatevi con l'uso del pedale. Attenzione sempre, non premete, non affondate il pedale mai fino alla fine, fino a toccare il fondo, perché potrebbe essere troppo difficile da regolare, da controllare, ma usate sempre il mezzo pedale. Studiate separatamente la mano che vi interessa col pedale per sentire quanto volete, quanta risonanza volete. Va cambiato sicuramente ogni quarto, perché attenzione, se lo tenete giù troppo si crea un effetto un po' confuso e sicuramente poi disturba tutto quanto. Quindi un pedale usato bene aiuta il legato della frase. Andiamo avanti. Sempre stessa struttura, sentite? E poi si ripete di nuovo. E ha la stessa struttura, come sentite, la mano sinistra. E una cosa che vi posso dire anche qui, per lo studio successivo che potete fare per la memorizzazione, anche in questo brano l'estensione della mano sinistra va dal sol sotto il do centrale al sol sopra, quindi è un'ottava esattamente che ricopre, che include il do centrale. Tocca un fa, a dire la verità, per essere onesta, proprio nella penultima battuta, il fa sotto il sol, ma insomma è una volta sola. Questo vi aiuta nella memorizzazione, perché vi crea dei punti di riferimento sulla tastiera. E quando imparate a memoria un brano, scegliete sempre da che mano partire. Potreste partire dalla mano destra perché è la mano del tema, ok? Ma in questo caso io partirei dalla mano sinistra, perché è la mano che scandisce il tempo, è la mano che sostiene l'armonia, perché praticamente con il suo andamento sostiene la melodia. E in questo caso mi faccio come punto di riferimento questa ottava, mi aiuta anche a imparare meglio, a memorizzare gli intervalli. La struttura è semplice, è una A, B, A, quindi insomma non avrete difficoltà sicuramente poi a studiare a memoria. Per quanto riguarda l'interpretazione, come dicevo, un carillon, la musica di una ninna nanna, vi può aiutare a calarvi meglio nello spirito del pezzo. E i toni sono sicuramente quelli del piano, anche nell'edizione originale non è praticamente scritto nulla, è lasciato abbastanza la libertà dell'interprete. Magari, ecco, seguite un po' l'andamento crescente del tema nella seconda parte, per lasciarvi andare a un crescendo magari. Tenete sempre la destra più fuori, ovviamente. Piccola cesura, si riprende. Magari quando concludete potete anche fare un piccolo ritardato a chiusura, a miglior chiusura di tutta la frase.